Ci sono tre gare da effettuare prima di una maratona, una 30 km, una mezza corsa a ritmo maratona e soprattutto una gara lunghissima che ci vede impegnati per la stessa distanza della maratona. Ma se correte la maratona a settembre, soltanto un trail vi permette di effettuare un test di questo tipo. Ecco la storia di Cosimo e del Gran Sasso con i miei consigli tecnici. Seguitelo fino in fondo, ma per capire di cosa stiamo parlando partiamo dall'inizio. Buongiorno ragazzi, si ritorna a gareggiare! Questa volta Gran Sasso, la 50 km del Gran Sasso, ragazzi. Sono esattamente le 8 di mattina e ci sono 30 gradi. Sto sudando. Arriverò a Santo Stefano, penso per l'una. Tranquillamente, un viaggio bello tranquillo. Questa volta ho comprato la tenda, quindi dormirò in tenda con un lettino. Sto andando sempre meglio. Ci sono 600 iscritti. Grande boom, la gara. Dicono non tanto difficile, tra virgolette, anche se partiamo da un'altezza di 1200 metri, proprio a Santo Stefano, e toccheremo un'altezza di circa 1600 metri intorno al 20° chilometro, quindi io già al 20° chilometro sto pregando. Appena arrivato al borgo Santo Stefano, ragazzi, ritirato il pettorale, tutto abbastanza tranquillo, e sto girando il posto, veramente fantastico, ve lo consiglio. E oggi è pieno di turisti, soprattutto corridori. Io adesso sto passeggiando, sto facendo già sali e scendi mi sto riscaldando per domani, quindi vado a cercare qualcosa da mangiare e poi riposo, mi sono stancato guidando. Allora ragazzi, in completo stile wild, questa volta mi sono attrezzato e dormirò in tenda, e dentro la tenda c'ho anche un lettino, ma io non è questa la felicità, ragazzi, la felicità è questa, è questa, io devo arrivare a questo, quindi mettetemi like in modo tale che posso arrivare a questo. Allora vediamo un po' come andrà questa notte, lo sapremo solamente domani mattina. Allora ragazzi, domani mattina Gran Sasso 50 km. Se non è una gara obiettivo, l'aspetto tempo è quasi irrilevante, quindi ho detto a Cosimo: corri piano piano piano. E non potevo mancare là, Nanni! Ci sono 50 km sotto il sole, con un bel disegno, e da non ne abbiamo. Questa è la partenza. Dopo il giro del paese, mi trovo in mezzo ai motociclisti dell'anno. Grande! Sono stupendi, guardate! Ci troviamo quasi al 5° chilometro. Panorama veramente mozzafiato, ragazzi. Troppo bello. Allora, 1° chilometro in salita. Infatti sono andato pianissimo. Adesso, fino al 5° chilometro, sta questa leggera discesa. Però è meglio non farsi prendere, perché altrimenti poi, ovviamente, come ogni cosa, come ogni ultra, paghi le conseguenze alla fine. Quindi siamo là, stiamo centellinando i chilometri. Dal mio punto di vista, uno degli aspetti fondamentali in un lungo pre-maratona è sicuramente la compagnia, ma in questo caso Cosimo è più bravo di tutti noi. Siamo quasi al 10° chilometro, ho trovato la giusta compagnia, il giusto posto per poter scalare la montagna. E quindi stiamo quasi arrivando a Cassè del Monte. Lui mi sta facendo da cicerone, perché sì, lo sto preparando al meglio. Anche se per me significa che si sta preparando il peggio. Ok, ragazzi. Lui farà la staffetta, perché c'è anche la staffetta, non lo sapevo. E quindi al 25° si può fare il cambio ed è aperta. Quindi per tutti i podisti che vogliono ammirare questo panorama, ragazzi.
Siamo già al traffico, quindi potete. Però si sta bene. Tutto perfetto, ragazzi. A dopo. Compagnia. Compagnia di due bellissime fanciulle. Siamo appena arrivati. Non abbiamo pagato per dire. Mi pagano. Siamo appena arrivati a Castel del Monte, un bellissimo paesino. Dobbiamo ancora continuare con la salita per almeno 3 chilometri. 3 chilometri di salita. E poi non lo so. E poi tutti in ospedale. Qui le temperature aumentano. Siamo quasi al 20° chilometro e si continua a salire. Ancora per poco, dai. Ancora per poco, così dicono. Ma me lo stanno dicendo dal 10° chilometro. Nulla so. Allora. Vabbè, dai. Ci sentiamo dopo. Se sopravvivo. Vi faccio vedere un po' il panorama. Ad agosto, poi, se non siete in questa vacanza fantastica, l'aspetto fondamentale è la gestione della temperatura e quindi il mio consiglio è quello: non fate gli eroi. Siamo al ristoro del 20°. Allora, come state? Bene. Ci fosse anche un po' di anguria. Un po' di anguria, ragazzi. Io ho un ghiacciolo. Incominciamo a avere le allucinazioni, ragazzi. Vediamo che stasse notte, non so perché. E siamo solo al 20°. Siamo appena arrivati al 25° chilometro. E mi hanno raccontato, e qui io potrei anche fermarmi, ragazzi, questo posto è esattamente dove hanno girato il film Bud Spencer e Terence Hill, dove mangiavano i fagioli, ragazzi! Wow! Un sogno! Al ristoro al 26°. Siamo ancora tutti vivi! Ciao! C'è il melone! Qua. Ciao! I ragazzi della staffetta! Ci siamo, dai, proseguiamo. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'alimentazione. Il mio consiglio a Cosimo è quello: fermati a tutti i ristori, ma in questo caso, secondo me, anche se non gli avessi dato, l'avrebbe fatto lo stesso. Siamo al 29° chilometro. Mi sono impossessato del ristoro. Troppo bello, ragazzi, qui. Cioè, vi faccio vedere solamente il posto dove mi trovo. Cioè, è stupendo. Ragazzi, di che cosa parliamo? Là fanno anche gli arrosticini. Magari dopo la gara vengo a farmi sorridere. Non si sa mai. Chilometro 30, quasi 34. Ragazzi, veramente, no, non ho parole. Un paesaggio mai visto. Ci si innamora facilmente di questi posti. È un bel po' faticoso, lo ammetto, però ne vale veramente la pena. Ora mi sta aiutando questa nuvola, perché c'è sempre stato il sole e diciamo non è il massimo a questa altezza, però ragazzi ne vale la pena. A dopo. E per i maratoneti all'ultimo lungo la cosa fondamentale non è tanto la pancia, ma la testa, anche se la pancia ha il suo perché. Finalmente al ristoro del 35° chilometro e siamo ancora vivi. Sì, piano piano, senza fretta. Tu, ragazzi, che abbiamo qua. Qui comincia la roba seria, attenzione. Musica, carne e tutto e di più. Ciao ragazzi. Grazie. Continuiamo al 40°. Spero che sia l'ultima salita, perché ragazzi, sono in cima alla montagna. Ce la faccio più. Mamma mia. Però vedete che spettacolo. Vediamo tra un po' se c'è qualche altra sorpresa. Ci va salito.
Dai, sono distrutto, sono contento. Per evitare la crisi poi è fondamentale correre 20 secondi in più al chilometro in modo tale di arrivare all'arrivo in maniera tranquilla e felice. Sono ancora vivo e al 45esimo chilometro. Devo arrivare esattamente. Adesso c'è una bella discesa, quindi mi lascio andare. Mi prendono sotto con la macchina. Però sono abbastanza tranquilli, dai. Sono contentissimo perché è una gara difficile, ma con dei panorami veramente mai visti in vita mia. E vale la pena veramente venire. Che vi devo dire? Siamo arrivati al traguardo! Dai! Su, su! Dai! Eccoci qua, ragazzi! Ci siamo! Yeah! Yeah! Bravo! Grazie! Guarda chi l'ho! Bravo, bravo! Grazie! Sì, anche questo è il fatto! Bellissima! Veramente bellissima, suggestiva e distruttiva come gli cannoni! Yeah! Possiamo tirare le conclusioni. Dopo aver corso per quasi 7 ore, 50 km, in un posto veramente fantastico, mangiato tantissimo, alla fine mi sono fatto fare pure un bel massaggio, gara approvata. Prossimo anno sicuramente partecipo, perché merita veramente come posto, è abbastanza dura. Un consiglio, secondo me, visto che il posto è stupendo, che vi ho fatto vedere un bel po' di immagini, secondo me merita anche fare un bel fine settimana tipo venerdì, sabato e domenica, così potete girare, guardare i posti e domenica gareggiare tranquillamente. Ora torniamo a casa, facciamoci queste 4 ore e mezza di macchina e pensiamo alla prossima avventura, che dovrebbe essere il trail 17-18 km di Verona, quello in notturna, fine agosto. Ragazzi, ci vediamo là. Se avete altre gare da suggerirmi, tipo questa, ben venga, scrivetemelo con i commenti. Vi aspetto. Ciao ragazzi, alla prossima.